Ma su questa vicenda devo dire che in questi giorni si è fatta tanta speculazione politica e oggi sarebbe l'occasione per rispondere, ma non lo faremo. Non lo faremo perché le chiacchiere evidentemente non servono a questi lavoratori, a questi anche 400 lavoratori che risiedono nella nostra regione. E allora vorrei citare, rimanere sui fatti oggettivi che riguardano la crisi di questa grande catena che comincia nel 2015, ma forse anche prima, quando entra in amministrazione straordinaria. Quindi la crisi viene da anni di difficoltà. A maggio del 2018 viene individuato un nuovo acquirente, la Cernon Holding, che però evidentemente non aveva una solidità finanziaria adeguata. E lo dimostra il fatto che a distanza di meno di un anno siamo arrivati al fallimento dell'azienda stessa, che doveva rilanciare il gruppo e invece evidentemente ha fatto altro. Era entrata in campo anche un'ipotesi di un nuovo investitore, ma il Tribunale di Bologna, su richiesta dei fornitori, ha dichiarato il fallimento per non sperperare altre risorse e così siamo arrivati a un buco di 90 milioni di euro e lavoratori, a seguito della decisione del Tribunale, che si sono trovati senza lavoro dalla sera alla mattina. E allora noi come governo ci siamo trovati a dover gestire una situazione grave, preoccupante, che come dicevo a livello nazionale coinvolge 1.800 lavoratori e la cosa principale da fare era non continuare con la speculazione politica, col dibattito politico, ma dare risposte immediate. E l'abbiamo fatto interpellando tutti i soggetti coinvolti in questa crisi, a partire dai fornitori che sono stati chiamati al tavolo del MISE e per i quali è stato esteso il fondo destinato alle aziende vittime dei mancati pagamenti nel caso di imputazione di bancarotta fraudolenta. E quindi anche questo fondo potrà essere esteso anche ai fornitori della Mercatone 1 che vanta un indotto, che conta un indotto di addirittura 10.000 persone. E poi ci sono i lavoratori che sono un altro dei soggetti deboli in questa vertenza. Venerdì, tra l'altro, venerdì scorso c'è stato un presidio a cui noi eravamo presenti davanti alla prefettura ed eravamo tutti in attesa della sentenza del Tribunale di Bologna che avrebbe permesso di attivare la procedura di amministrazione straordinaria per permettere la ripresa dell'esercizio provvisorio e quindi consentire ai lavoratori di poter accedere agli ammortizzatori sociali. E poi c'è un terzo soggetto di cui però si parla poco, che sono i clienti, clienti che hanno acceso dei finanziamenti, clienti che hanno pagato in tutto o in parte merce che probabilmente non vedranno mai. E allora ci siamo permessi di fare una risoluzione in cui abbiamo messo insieme tutta una serie di impegni che riguardano certamente il governo, che sicuramente deve mettere in campo tutta una serie di azioni per rispondere appunto alle esigenze di lavoratori e di fornitori, ma a livello regionale credo che appunto anche l'assessore Costi sia coinvolta rispetto ad azioni, a ulteriori azioni che devono andare di pari passo con quanto si sta facendo al governo. E quindi chiediamo, per esempio, per la parte che riguarda i consumatori, che non è oggetto di coinvolgimento nazionale, chiediamo di coinvolgere, so che sono stati comunque chiamati al tavolo, però di fare un'azione, come dire, di moral suasion verso tutte quelle associazioni di consumatori affinché, come è stato fatto anche nella regione toscana, vengano attivati dei punti di informazione e di assistenza ai clienti che, come dicevo, hanno pagato merce che probabilmente non vedranno mai. Anche, per esempio, per in qualche modo assisterli nell'insinuazione allo stato passivo. Sono tutte procedure tecniche che evidentemente hanno bisogno di assistenza anche tecnica. E
chiediamo anche un impegno alla Giunta affinché dialoghi anche con le imprese che operano nello stesso settore in cui operava l'ex Mercatone 1, affinché si possa trovare un accordo per i lavoratori nel caso in cui, insomma, queste aziende debbano assumere, si facciano evidentemente carico di collocare in maniera prioritaria i lavoratori della ex Mercatone 1. Ribadisco, oggi penso non sia il giorno per fare della polemica, ma è il giorno in cui mettere in campo delle soluzioni. E infine un'ultima richiesta, lo dico all'assessora, se mi ascolta un secondo. Sì, assolutamente. Chiedevo all'assessore, siccome già nel 2015 fu approvata in questa assemblea una risoluzione in cui l'Aula chiedeva un impegno a questa giunta a venire a rendicontare rispetto alla situazione del Mercatone 1, ad oggi questo non è avvenuto, chiedo che da qui in avanti l'assessore venga in qualche modo a edurre l'assemblea e a tenere informata l'assemblea sui successivi passaggi che si faranno anche a livello regionale. Grazie. Io non sono intervenuta alimentando un dibattito sterile perché, ribadisco, non serve a niente. Ho citato ciò che è stato fatto al Ministero sui fornitori, l'estensione del fondo Serenella. C'è un emendamento al DL Crescita, all'articolo 19, che immagino i parlamentari di riferimento di Taruffi a questo punto non lo voteranno, visto che sono tutte chiacchiere. E oltre all'invettiva il consigliere non riesce ad andare. Spiace perché il nostro obiettivo vuole essere, e lo stiamo facendo responsabilmente, andando oltre quelle che possono essere o potevano essere le criticità anche legate alla vecchia gestione, ma non vogliamo puntare il dito contro i colpevoli perché non servirebbe assolutamente a nessuno. Il nostro obiettivo è la tutela dei lavoratori, solo ed unicamente questo, lavoratori, fornitori e clienti di questa crisi del Mercatone 1. Ed è il motivo per cui oggi ogni atto che viene da qualsiasi parte politica e che sia, come dire, accettabile, di buon senso, noi lo voteremo proprio perché il nostro ragionamento va in questo senso. Cioè tutto ciò che viene di buono a tutela dei soggetti coinvolti in questa avvertenza, noi lo voteremo. Credo che questo atteggiamento sia un atteggiamento responsabile, un atteggiamento, l'unico atteggiamento che appunto i soggetti coinvolti si aspettano dalla politica ed è quello che noi terremo e eviteremo. Io spero che non ci siano altri interventi in cui si attacca il ministro Tizio, Caio o chi per esso, posto che comunque durante l'avvertenza Mercatone 1 il ministro Di Maio era presente, forse a Taruffi è sfuggito qualcosa. In ogni caso, ribadisco, l'unico obiettivo è tutelare i soggetti coinvolti in questa gravissima vertenza e noi ci muoveremo unicamente in questo senso.